Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati, vediamo le squadre al centro della pista, perciò perdiamo poco tempo e sentiamo subito le parole dei due allenatori, iniziando da Tommy Colamaria. Con Tommaso Colamaria, mister del Monza, un campionato difficile e questa sera una partita particolarmente difficile, anche perché anche il Forte dei Marmi ha bisogno di questi tre punti. Beh, assolutamente, la classifica può essere bugiarda fino a un certo punto, ma non mente mai, quindi la partita è al limite del proibitivo, ma noi abbiamo il dovere di affrontarla e di giocarla per cercare di racimolare qualche punticino, nonostante possa sembrare ed è un'impresa molto, molto ardua. E per noi, al di là dei punti, è importante la prestazione, perché il nostro campionato ricomincia sabato prossimo, abbiamo l'opportunità di giocarci una mezza finale con il Breganze, perché sarà poi una delle squadre che troveremo nei play-out, e cominciare i play-out con qualche punticino di differenza per noi vuol dire tanto. Il fatto proprio di avere oramai scontato l'obiettivo, cioè nel senso, sappiamo che il Monza è play-out, libera però la mente, ragazzi, insomma, possono anche provare a fare qualcosa di straordinario, ecco. Può succedere anche questo, bisognerebbe tentare, provare ad indovinare una cosa del genere, lo si può sapere effettivamente solo dopo. La mente più libera sì, però so anche, perché guardandoli, vedendoli, vivendo con loro negli allenamenti, mi rendo conto che la loro testa è già a sabato prossimo. E anche se io ho cercato di far capire che questa partita per noi è importante. Bene, torniamo qua in diretta. Abbiamo sentito insomma un Monza già concentrato sul prossimo step, che sarà intanto la gara prossima per recuperare qualche punto per poi affrontare il play-out. Ma prima di parlarne, Giulio, vediamo anche la formazione del Monza, così ci rendiamo conto che il Team Service Monza Car arriva a Forte dei Marmi con i due portieri, che sono il numero 10 Filippo Fongar e col numero 1 Luca Borgonovo, con il numero 4 Marco Gariboldi, con il 6 Francisco Bielsa, con il 7 il capitano Matteo Galimberti, con il 9 il bomber Julian Tambrundegui, l'11 per Elia Petrocchi, che conosciamo molto bene, 75 Alessandro Uva, 76 Gabriele Gavioli, l'84 Matteo Zucchetti, giocatore molto esperto. E dicevamo oramai anche di sentire, Giulio, se sei d'accordo, le parole di Bertolucci e poi parliamo un attimo di quello che succederà. Alessandro Bertolucci, ultima gara in casa per quanto riguarda la regular season. Sulla carta sembrerebbe tutto semplice, ma la concentrazione è essenziale per mantenere il vantaggio che abbiamo. Sulla carta sembra semplice, ma come dicevo prima, ragazzi, il Monza secondo me è una classica bugiarda, perché comunque è una squadra che ha qualità, ragazzi giovani, tecnici, e soprattutto veniamo da una grande vittoria che è la Coppa Italia e da una sosta. Ci siamo allontanati dalle partite da 15 giorni. Ci può essere il pericolo di questo distacco qui dalla competizione, quindi è una partita da prendere con le molle, e soprattutto non buttare all'aria tutto quello che abbiamo fatto dalla prima giornata. Senza ombra di dubbio, anche perché a due gare alla fine con un punto, e qui bisogna insomma tirare in porta nel senso reale, cioè non ci possiamo permettere nulla. No, non ci possiamo permettere niente, sono due partite sotto certi aspetti difficili, una per un motivo, una per un altro, ma soprattutto bisogna mantenere, o con le buone o con le cattive, il primo posto che ci siamo praticamente guadagnati dalla prima giornata. Avremo occasione di vedere Ambrosio qualche minuto ancora presto, che dici? Ma non credo, perché dalle direttive che ho mediche, da lunedì e martedì dovrebbe essere al 100% disponibile. Bene, allora alla prossima, grazie mille Alessandro.
Bene, sentiamo anche, ormai vediamo anche le formazioni velocemente. Porta del Marmi con il capitano Riccardo Gnata, con il 5 Federico Ambrosio, il 9 Gil, il 26 Cinquini, 55 per Galbas, poi Rossi con 57, Compagno 77, Pignazzar 87, Torner 99, Tahiti 35, allenatore mister Bertolucci. Porta del Marmi in pista con Galbas, Pignazzar, Torner e Gil, risponde Uva, Zucchetti, Galimberti, Tamburin, Degui, portiere ovviamente Fongero da una parte e Gnata dall'altra. Giulio, intanto che si manovra per linee esterne con la squadra in tenuta nera questa sera, il Forte dei Marmi, due parole su Monza che quest'anno rispetto alle stagioni precedenti ha tribolato e tribolato molto molto. Sì, fra l'altro ha tribolato ma facendo delle ottime prestazioni, questo la dice lunga sul livello della Serie 1 italiana, perché ha disputato delle ottime partite, ha messo in difficoltà quasi tutte le grandi squadre e sicuramente tutte quelle che la precedevano, però finirà a giocarsi la permanenza in Serie 1 nei play-out con il Breganze e il Giovinazzo, perché ricordo che ci sarà una sola retrocessione in quanto l'altra è già il Vercelli, quindi saranno dei play-out con due squadre salve e una soltanto che retrocederà. E quindi è una partita che al Monza non dà nulla, perché ormai i play-out sono decisi, però può dare molto in caso di punti, perché come ricorderanno chi è all'ascolto, chi partecipa ai play-out, che è un girone all'italiana, parte con la metà dei punti della ottenuti nella regular season. Intanto sono arrivati i tifosi del Monza, una ventina, che sono nella curva degli ospiti, e appunto quindi chiaro che non gioca assolutamente come vittima sacrificale né per provare qualche cosa, ma cercherà di portare a casa dei punti sia stasera sia nell'ultima giornata. Per quanto riguarda il Forte dei Marmi, come ha detto Alessandro Bertolucci, è chiaro che non ci sono distrazioni, con un Trissino che ha le ultime due partite in casa e quindi parte sicuramente con un calendario più facile rispetto, le due squadre hanno in comune il Grosseto, però il Forte dei Marmi deve affrontarlo fuori casa, Trissino invece l'affronta in casa, e poi fra l'altro il Trissino ha anche la possibilità di giocare sapendo già il risultato del Forte dei Marmi, perché sia questo turno sia nel prossimo il Trissino gioca la domenica e il Forte dei Marmi giocherà il sabato. Intanto vediamo le formazioni in pista, come detto i due portieri, la sfera è recuperata dai Pignazzar per il Rosso Blu, se ne sono andati un primo e 30 di gara, 0-0 risultato, con Gil che imposta finta al tiro, poi l'appoggia a fonda per Cisco e Pignazzar, appressato da Tapero Indegui, sfera all'indietro per Gil, dall'altra parte c'è Torner, poi Zucchetti porta via sfera per i suoi, la riconquista e la rimposta. Intanto il primo cambio, è uscito Galimberti se non vado errato, Tamburin Degui cerca la percussione che non riesce, la sfera è riconquistata comunque da Galbas, appoggiata a Gil, dovrebbe aver fatto il suo ingresso in pista, esatto, Bielsa, giovanissimo argentino, campione d'Europa se non vado errato, campione del mondo con l'Under 20. Intanto la martellata di Galbas, è proprio Bielsa se non mi sbaglio che ha salvato sulla riga, viene inconsapevolmente perché stava guardando dietro la porta l'avversario. La sfera è recuperata da Tamburin Degui per il Monza, dunque biancorossi che manovrano in fascia esterna, fascia destra per loro, sfera all'indietro ancora Tamburin Degui, il bomber, attualmente il marcatore principe del Monza con qualcosa come 24 reti, ma è il Forte dei Marmi che torna avanti. Un lavoro infinito da parte di Cischi Pignazzar, poi la conclusione di Gil passa al lato, Tamburin Degui per Bielsa, l'arbitro il signor Ferrari e Di Domenico, è proprio Ferrari che dice che si può proseguire per la norma del vantaggio, la palla è per Gavioli che cerca di superare Gil, non gli riesce, grande mestiere del Pedrito mondiale. Palla per Galbas, viene agganciato, c'è il fallo di squadra che rasenta il ridicolo, Giulio, perché insomma il regolamento parla chiaramente in questi casi, no, però insomma, sentito anche qui, no, l'abbiamo detto un'infinità di volte, si può discutere sul fatto che sarebbe stato giusto, no, un
un tiro diretto per un fallo veniale, il giocatore ha lasciato andare la racchetta, però questi sono intanto c'è un richiamo, Alessandro Bertolucci si arrabbia, dicevo, ma a termini di regolamento questo era un cartellino blu, cioè si è visto bene. Però... anche perché l'aggancio di Stecca è l'unico fallo nell'occhi su pista dove non serve la volontarietà, cioè in qualsiasi caso un aggancio volontario, involontario, casuale è cartellino blu e tiro diretto, però insomma l'arbitro ha interpretato così, l'importante è che interpreti così tutte e due per tutta la gara. Comunque si riprende a 21:32 alla fine del primo tempo con i Pignazzar sulla sfera e Gil che cercherà un appoggio proprio sui Pignazzar, che poi deve uscire dalla morsa di Bielsa, la sfera all'indietro per Torner. Torner supera un avversario, dietro porta per Galbas, ancora per Torner che ci prova, sfera che rimbalza alta, Gil cerca di recuperarla ma Tamrondegui la porta via per i suoi, nell'angolo deve uscire dalla zona buia, ancora Gil, poi la sfera gira dall'altra parte per Gavioli, in orizzontale ancora Tamrondegui, sfera all'indietro, Bielsa per Tamrondegui, ancora lui pressato, poi la sera intercettata da Torner, cerca di rilanciare velocemente la pallina per i Pignazzar, non gli riesce, Gavioli pressato da Galbas, riesce comunque a servire Zucchetti, poi Zucchetti è fermato da Galbas in maniera fallosa di Gerardo, c'è il primo cartellino, il primo scusate time out chiesto dalla panca di Tommy Colamaria. Mister che abbiamo visto anche su televisioni a livello nazionale negli ultimi giorni parlare proprio di hockey su pista, Tommaso Colamaria, responsabile delle nazionali azzurre e grande, insomma, sempre con squadre giovanissime, ma ormai sono diversi anni che mantiene il Monza nella massima serie, anche con squadre che all'inizio stagione, sinceramente, infatti, questa è una stagione un po' anomala per il Monza. Sì, infatti, anche perché ha sempre saputo pescare ottimi giocatori, pensiamo soltanto a livello di portieri, Zampoli che è arrivato a Monza praticamente da scoprire, se ne parlava bene ma non aveva mai giocato ad altissimi livelli e si è consacrato lì, ma poi sono tanti altri giocatori, hanno sempre saputo pescare molto bene e anche molti giovani, sapendo insomma la capacità di Colamaria nel gestire proprio i gruppi giovani, per tanti anni appunto è stato allenatore dell'Under 17 e proprio per questo vanno volentieri a giocare a Monza proprio per completare la loro maturazione. Poi, è inutile poi ricordare di quello che ha fatto Colamaria da giocatore, perché è stato uno dei più grandi interpreti della squadra. Sinceramente dal lago Colamaria erano due giocatori che potevano permettere agli altri due, certo, di fare quel, certo, che volevano. Intanto è un po' come Cinquini, tanto per restare a Monza, nel roller Monza si parla di Agüero, Paes eccetera, ma Girardelli, che fra l'altro è vicepresidente di questo Monza, ma se non c'erano cupisti in porta e Cinquini in difesa avrebbero avuto molto più lavoro, senza ombra di dubbio. Intanto Gil recupera la sfera, la cede all'indietro dall'altra parte per Galbas e il ruggito del leone catalano fa 1-0 dopo 4:54, ben servito, un gran diagonale, la martellata del leone, 1-0 Galbas. Non era una posizione facile, è stato molto bravo perché il movimento dei giocatori del Forte Rame aveva già prima fatto arrivare un varco nella difesa e al secondo tentativo, diciamo così, non era proprio il secondo tentativo ma era il secondo momento in cui la palla è arrivata lì, Galbas ha visto che il portiere si stava piazzando e l'ha anticipato mettendo in rete, fra l'altro ripeto da una posizione molto angolata. Dunque Galbas che va a segnare la personalissima 11ª rete, ci prova adesso Torner ma la sfera è fuori dallo specchio della porta per Gil, dunque dopo 5 minuti scarsi, e adesso Fongaro deve metterci del suo per fermare la martellata di Pedro Gil, la sfera ha toccato il soffitto, dunque sfera al centro della pista per l'ingaggio, ancora nessun cambio per quanto riguarda la sponda rosso-blu, mentre è entrato
Elia Petrocchi, giocatore sarzanese ma di proprietà sotto contratto con il Forte dei Marmi, in prestito prima in quel di Vercelli, quest'anno in quel di Monza, un giocatore che in questa stagione è riuscito ad andare a segno per 8 volte, anche con gol importanti. Giocatore che personalmente, come sa lui, mi piace tantissimo, ragazzo molto intelligente dal punto di vista tattico. Ma vediamo il Monza che perde sfera, Galbas la riporta in avanti, supera un avversario, la cede Pignazzari, Pignazzari la possibilità del tiro che poi in realtà è un filtrante per Torner, ma siamo dall'altra parte con Tambro Indegui, cerca di piazzarla, fa buona guardia Riccardo Ognata. Ancora Petrocchi, fascia sinistra, il cambio è con Tambro Indegui, la sfera per Zucchetti, per Tambro Indegui murato letteralmente da Pedro Gil, ma il rimbalzo favorisce ancora il Monza, poi Gil porta via sfera, la cede per Galbas, rimbalzo maligno, non riesce a controllarla, innalza e schiaccia. Ed è Petrocchi che va ad impegnare Riccardo Ognata che col guantone gli dice di no, poi Pignazzar la porta via a Bielsa, la cambia dall'altra parte per Gil ancora. Gil cerca il filtrante che non riesce, perciò intanto si scalda in panca Chicco Rossi che fa il suo ingresso adesso per i Pignazzar. Siamo dall'altra parte con Francisco Bielsa che cambia tutto per Petrocchi, percussione di Petrocchi, arriva fin dietro porta, velocissimo, all'indietro ancora per Bielsa. Tra due si libera Bielsa, poi si allarga troppo per la pressione di Chicco Rossi e poi arriva un signore che si chiama Pedro Gil. È inutile, sì. Gil che adesso prende il turno di riposo dopo 7 minuti. Fa entrare al suo posto mister Bertolucci, fa entrare Cinquini. Ancora Galbas in possesso di sfera, aspetta il piazzamento. Cinquini ancora, Cinquini ci prova, impegna severamente Fongaro dalla media distanza. Giulio, 16:40, 1-0. Non mi sembra che il Forte al momento cerchi di forzare più di tanto, no, cerca il tiro, si manovra, ma del resto Bertolucci ha detto che si arriva da 15 giorni di stop, perciò bisogna ragionare molto. Ma poi rispetto sì effettivamente al pressing che il Forte Rami ha fatto vedere in certe partite, ultima proprio quella con il Trissino di campionato per esempio, è un Forte che ragiona di più, ma è anche una partita questa in cui una squadra come il Monza va saputa controllare senza lasciargli troppe occasioni e poi lavorare chiaramente sul ritmo, sulla lunga distanza più che sulle accelerate improvvise. Tanto è Galbas che si porta un po' a spasso tutta la squadra avversaria, poi la cede a Torner, ci prova Torner, contratto il suo tiro, sfera che rimbalza alta ma la pallina è ancora giocabile, Galbas la lotta con Tambor Indegui che poi gli sposta la stecca, fuori anche Torner, dentro Compagno. Dunque esordio in partita per Compagno che mi dicono fisicamente non al top in settimana per quanto riguarda gli allenamenti, qualche problemuccio se l'è portato dalla nazionale, influenze, no? Niente di fisico, ma insomma roba che poi non ti consente di allenarti al top. Checco Compagno è il breganzese che al momento è a quota 19 per quanto riguarda le reti. Per Galbas, il missile di Galbas è intercettato da Zucchetti, la sera recuperata da Chicco Rossi dietro porta, si ferma, aspetta il piazzamento, poi esce sul lato sinistro, Rossi la conclusione, fa la barba alla traversa, si era liberato bene Tambro Indegui, poi sbaglia tutto, Galbas gli va a riconquistare sfera ma poi il rimbalzo favorisce ancora il Monza. Tambro Indegui, c'è il fallo di squadra numero 2, a quota due anche il Monza.
signor Di Domenico, poi la sfera finisce fuori dal rettangolo di gioco. È Ferrari che dice l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Monza e dunque compagno in possesso di pallina. A tal proposito, proprio buttando giù i numeri che poi servono per la cronaca, oggi ho rivisto qualche azione, compagno che segnò la quarta rete in quel di Monza dove il Forte dei Marmi passò per 5-1 con un gol serpentina da sinistra, spaventoso, veramente spaventoso. Adesso la sfera schizza lontana, Bielsa la meglio in velocità su Cinquini, Zucchetti per Petrocchi, ancora Zucchetti, Zucchetti che si libera per la conclusione, intercettata dal portiere, recuperata da Galbas, rilanciata per Rossi, si allarga Rossi, il missile di Rossi, ancora Dio non nulla altro, l'arbitro dice che però siamo oltre l'altezza regolamentare, c'è la punizione in favore del Monza. Adesso, senza voler entrare in polemica, sinceramente non ho mai capito io il discorso dell'altezza, come e quando deve essere fischiata. Comunque questa era palla alta e va bene. Petrocchi per Zucchetti, Zucchetti per Tamburindegui, attaccato da Cinquini, su di lui anche Rossi, alla meglio Rossi, finisce a terra, guadagna un fallo di squadra, c'è la punizione già battuta, chicco Rossi in possesso di pallina, la cambia con compagno, compagno per Cinquini, secondo il dottor Macchiarini, ma anche secondo quello che abbiamo sentito da parte di mister Bertolucci, difficilmente vedremo Ambrosio in pista se non per battere i tiri diretti. Ora lo vediamo in piedi alla panchina, ma si stava apparentemente stava facendo delle flessioni, quindi sembrava quasi si riscaldasse, però questo sono il bollettino medico dice, certo, che certo. Rientrerà a disposizione della squadra con l'allenamento di martedì. Ora poi ovviamente in caso di tiro diretto, di punizione, di rigore, si cercherà di sfruttare per andare a segnare con chicco Babbo Rossi. Eccolo là il neo Babbo che sigla il 2-0 dopo 12 minuti, 11:54 per l'esattezza. È il classico gol di Rossi, lo diciamo sempre, no? Guardate con che rapidità si fa trovare, eccolo lì pronto e la mette dentro, sbuca da dietro la porta e 2-0. Dicevamo, ormai per chiudere il discorso, Ambrosio dovrebbe entrare per, se c'è la possibilità di incrementare sul tiro diretto, per un discorso più di prestigio personale, di classifica marcatori, chiaramente. Perché nonostante che sia fermo già da un po', mantiene la prima posizione, mi pare, con 7 gol di vantaggio, 8 su Giulio Cocco, se non sbaglio, mi pare sia 43 Ambrosio e 35 Cocco. Sì, adesso vado così a naso, ma dovrebbero essere questi i numeri. Intanto Cinquini in possesso di sfera, all'indietro per l'ultimo gol segnato dal forte che era chicco Rossi per compagno, la martellata di compagno, Rossi velocissimo, poi però c'è un gran lavoro da parte di Elia Petrocchi. La sfera adesso per il 75 dovrebbe essere Uva in pista, se non vado errato, esatto, Alessandro Uva, giovanissimo, figlio d'arte, figlio d'arte, veramente arte davvero, perché insomma è uno di quei giocatori, e c'è il rigore, proprio Uva va a commettere fallo su Cisco Ipignazar quando, ed entra Ambrosio quando sono passati 12:55, l'ingresso di Ambrosio per provare la trasformazione. Vediamo portiere Fongaro che va a pulire la maschera, intanto Ambrosio prende confidenza con la pallina. Ambrosio manca praticamente dalla gara con il Follonica, subì un intervento falloso che poi in realtà gli arbitri rovesciarono dando il fallo a carico suo, ma di fatto l'ha tenuto lontano dalle piste
fin da allora. Eccolo là Ambrosio, tanto è Ferrari che rettifica la posizione. Ambrosio, la parata del portiere che poi la spazza lontana e la pallina è per Petrocchi. Adesso sono curioso di vedere quello che sarà l'atteggiamento. Ambrosio niente, rimane lì in pista, forse gli ha concesso qualche minuto. Adesso c'è il fallo e c'è il time out chiesto da Tommy Colamaria, dunque la sfera che torna in tornerà in pista con sulla stecca del rosso-blu, e Ambrosio rimane in pista. Eh sì, evidentemente Bertolucci, visto che comunque anche se il rigore non è stato trasformato a due gol di vantaggio, vuole vedere un pochino anche come reagisce, diciamo, al ritorno al gioco vero, non ai tiri piazzati. Sì, questo ovviamente ne avranno parlato, certo, col medico ovviamente. Insomma, Ambrosio manca dal 24 di febbraio, perciò più di un mese di stop per quanto riguarda pattini e agonismo, soprattutto perché poi ovviamente avrà lavorato a lungo in palestra per mantenere la forma fisica, anche perché un bisteccone di quella misura poi rimetterlo in forma se rimane fermo diventa cosa molto difficile. Come detto, almeno prima della partita avrebbe avuto la possibilità di toccare pista in quella di Grosseto, in realtà vediamo che è stato anticipato praticamente di una gara, e per averlo poi al top ovviamente per i playoff. La serie è per Ambrosio, da questi a Cinquini ancora, si allarga Cinquini, cerca il piazzamento, intanto è tornato in pista i Pignazzar per Galbas, per Ambrosio che ci prova subito, ma buona risposta del portiere. Tamburo Indegui la mette per Uva che riesce a liberarsi, poi finisce a terra. Il signor Di Domenico dice con un fallo che viene assegnato a carico del Forte dei Marmi. C'è la punizione per il Monza che al momento è sotto per 2-0. Monza che, come dicevamo con Tommaso Colamaria, vincere ti aiuta a vincere. Purtroppo il Monza qualcosa non ha funzionato, seppur di misura, seppur facendo grandi prestazioni, ma di fatto questa è l'ottava partita che è sotto, 7 sconfitte nelle ultime 7 gare, e adesso è sotto per 2-0 sulla pista della capolista rosso-blu. Intanto è Cisco per Chicco, Cisco ancora, Fede, il missile di Fede che passa al lato. Federico Ambrosio che viene tenuto in pista insieme a Chicco Rossi, probabilmente proprio per evitargli di dover fare il centro là nell'area di rigore, che è una di quelle posizioni. Il palo di Ambrosio, sfortunatissimo, dicevo, è una di quelle posizioni dove insomma c'è un po' troppo caldo, allora si tiene Chicco là in mezzo e abbiamo visto come da defilato, però il palo se l'è preso. Eh sì, ma del resto sono quei giocatori che comunque hanno il gol nel sangue, no? E è difficile che un giocatore del calibro di Ambrosio non si faccia trovare, poi può essere parato, può essere fuori, però al tiro l'abbiamo visto, c'è sempre. E secondo me fa bene Bertolucci in una partita come questa, che come ripeto si è già messa abbastanza bene, tenerlo in pista. Tanto una conclusione di Compagno proprio su asse di Ambrosio, che non dimentichiamolo è anche un giocatore molto bravo nell'ultimo passaggio, già quest'anno più di una volta ne ha forniti di decisivi. Intanto la sfera è riconquistata ancora da Cinquini, seduta ai Pignazzar. I Pignazzar si ferma per l'attacco di Gavioli,
Gavioli, Uva, Tamberindegui e Bielsa in pista in questo momento. Sfera recuperata, contropiede per il Monza, sfera al centro, sbaglia tutto però Gavioli, di Pignazzar per Cinquini, Sera che corre lunga, cerca il filtrante dall'altra parte dove si era appostato Ambrosio. Adesso forse è il caso che gli allenatori richiamino un po' la calma, perché in 5 secondi hanno perso una palla da una parte e infatti, infatti Bertolucci ha chiesto il time out, ti ha sentito. Ancora Pignazzar per Ambrosio, per Pignazzar, Ambrosio ancora Pignazzar dall'altra parte, Compagno, ancora Pignazzar che prova il filtrante ancora, ma c'è Uva sulla traiettoria, lottano i due, la sfera appoggiata per Bielsa, la cambia al centro, poi riesce in una qualche maniera Gavioli a farla correre ancora per Bielsa, che arriva fino a fine pista prima di servirla all'indietro per Tamberindegui. Il tiro, la sfera colpisce palo. Il palo, e invece lo squalo dalla media distanza la mette in fondo al sacco e va a esultare. Un'esultanza che mancava a lui, ma mancava anche a noi da oltre un mese. Senz'altro. Dunque Fede Ambrosio. Qua, lo rivediamo il è passaggio. Là che morde nell'angolo. Il passaggio, l'azione personale parte dalla propria metà pista addirittura, eccolo qua. E trova l'angolino giusto per battere per la terza volta fondo. Ambrosio fa 3-0. Grandissimo Ambrosio che torna a vestire i pattini e lo fa nel migliore dei modi, con una rete che dà praticamente serenità alla squadra rossoblu. 3-0 per come vediamo anche le due squadre in pista. No, ma è chiaro, queste partite sono quelle che lo diciamo, no? da una vita, se non si sbloccano subito, o quantomeno se magari si sbloccano ma non c'è subito l'allungo, possono creare dei problemi, perché poi non è che facciamo degli elogi, cioè io l'ho sempre detto che le squadre di Colamaria sono squadre messe bene in pista, che giocano bene, però è chiaro che il divario a livello di esperienza, di tecnica si nota, e quindi quando questo divario è poi supportato da un vantaggio consistente, è chiaro che la partita è indirizzata in un modo che il Forte Remarmi deve a questo punto saper gestire. Tanto al 17 e 16 il gol di Fede Ambrosio, la sera adesso riconquistata del rossoblu, rilanciata da Cinquini proprio per Ambrosio, attaccato all'indietro Torner, Compagno, percussione di Compagno al centro, Ambrosio non arriva all'appuntamento, mantiene però il possesso, poi attaccato da due avversari, Zucchetti alla meglio, la serve per Bielsa, Bielsa ancora, la palla per Uva, Uva che ricorda molto anche nei movimenti il padre, sì, giocatore ficcante, veloce, giovanissimo, perciò molta strada ancora da fare, ma una strada che sembra tracciata molto bene. 6:59, 3-0 rossoblu, 3 falli per parte, con Zucchetti che rimposta per Bielsa, il tiro di Bielsa abbondantemente fuori dallo specchio della porta, il rimbalzo però favorisce ancora per Bielsa che fa la conclusione solo davanti a Riccardo Gnata. Non succede nulla, Gnata sposta un guantone e può ripartire Torner per i suoi. Torner si ferma, poi manovra sfera, la serve in profondità per Ambrosio, c'è l'anticipo del portiere Fongaro, ma Ambrosio è in possesso di pallina, poi attaccato alla meglio il Monza che riparte con Zucchetti, il missile di Zucchetti che è forse la sua specialità, passa alto, pallina dall'altra parte con Compagno, intanto è pronto Gilla a tornare in pista al centro per la spizzata sotto misura di Cinquini che arriva ma sbilanciato dall'avversario la mette fuori dallo specchio della porta, e adesso Gavioli però sbaglia tutto, Ambrosio il passaggio, si intromette ancora Zucchetti, Gavioli ancora in possesso di pallina, Gavioli arriva a tu per tu con Riccardo Gnata, sfera che rimane lì nella confusione totale,
Miata si distende, la salva ancora, una buona occasione su una palla vagante al centro dell'area. Sì, una difesa un po' poco registrata in questa circostanza, perché hanno consentito due volte il tiro ai giocatori del Monza senza riuscire a riprendere il possesso della pallina. Rientra Gil. Tanto dentro Gil. De Marmi che adesso deve difendersi agli attacchi del team Car Monza con Gavioli, porta l'insidia in fascia sinistra, la mette al centro per il tentativo di spizzata che non riesce. Gil arriva come un treno, ancora Torner, poi prova a far tutto da solo ma non ha fortuna. Attaccato Torner, sfera all'indietro per Compagna, ancora per Torner, ma c'è l'anticipo netto da parte di Uva che la serve a Zucchetti. Zucchetti poi si trova davanti Ambrosio e deve tornare a manovrare, cerca il filtrante velletario, Ambrosio allunga la stecca, gli porta via pallina, pallina che corre sulla stecca di Compagno. Ambrosio prende il suo turno di riposo e in pista torna Galbas, autore della prima rete dopo 4:54. Ricordo il 2-0 di Rossi, il 3-0 dello Scuola Ambrosio. Ancora Compagno per Torner, Torner ancora per Gil, al centro Galbas di prima intenzione, ma buona difesa, poi Sera che schizza lontana, Galbas alla domestica. Tanto c'è il timeout chiesto, c'è il cartellino blu per Torner, cartellino blu per Torner per l'aggancio, e vediamo se abbiamo un replay. Eccolo qua, sì, è un aggancio. È un aggancio come quello, ecco, di prima, appunto. Cioè tutto meno che volontario, da una parte il fallo di squadra, dall'altro il blu. Non sono assolutamente d'accordo con Ferrari, ma di fatto questo è il metro e dunque blu a Torner. Avevamo detto in occasione del fallo precedente che l'importante era mantenere una linea, i due arbitri non sanno cosa sia, poi magari gliela disegneremo, ma di fatto durante il time out il forte De Marmi rimane in pista con Galbas, Pigna, Zargil, Gnata in porta, dovrà subire il tiro diretto che vedremo probabilmente affidato a Tamberin Degui. Non so adesso quale sia lo specialista del Monza, sinceramente non saprei. Di fatto qualora il pericolo venisse sventato da Capitagnata, un time out oltretutto quello del secco molto veloce, 30 secondi e tutti in pista, c'è adesso da aspettare che sia tutto pronto. No, è Uva che si prepara per la potenziale trasformazione. Stavolta addirittura 18 secondi erano già tutti pronti. Sì, 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 è una cosa impressionante, time out flash. Una volta c'era il time out, un time out, poi un time out da un minuto e uno da 30. Stavolta è stato tutto pronto. Uva contro Riccardo Gnata, parte Uva, cerca di schierare, non ci riesce, dunque rimane il 3-0 e il Forte Lame adesso ha 2 minuti di inferiorità. Con Gil, Galbas, Gil che va vicino alla rete, ma è bravo Fongaro, fuori Uva, dentro Petrocchi per il giochino a 4, si difende il Forte De Marmi, Davide Indegui per Petrocchi, ancora Petrocchi che prova sul palo, niente da fare, Galbas la porta via, attaccato, mantiene il possesso, poi Zucchetti in doppia battuta riesce a soffiare di sfera, a ripostare per Tamberin Degui, ancora per Bielsa, per Tamberin Degui, per Bielsa ancora, per il tentativo che non riesce per l'intervento difensivo da parte di Galbas. Adesso Gil nell'angolo per l'anticipo però netto di Tamberin Degui che poi non trova, c'è il fallo di lunetta da parte di Petrocchi, dice l'arbitro, boh, secondo me c'era una spinta. Comunque battuta, Gil in possesso di pallina,
la gira dall'altra parte per Galbas davanti a Sebielsa. Galbas si ferma, fa scorrere il tempo, Petrocchi gli porta via sfera, la rimposta su Bielsa che va nuovamente per Elia Petrocchi da questa Zucchetti. Zucchetti finta al tiro, l'appoggio ancora per Petrocchi, intanto si prepara all'ingresso Chicco Rossi, tentativo di spizzata che non riesce, Gil la porta via, supera un avversario, 17 secondi, la mette dall'altra parte per Galbas che la mette al centro per Pignazzar. Cioè, forte dei marmi in tre, ma non è che rinuncia a provarci, No, anzi tutt'altro. Forse è stato più pericoloso, e intanto può entrare il quarto uomo, nello specifico è Chicco Rossi. Intanto Galbas cerca di buggerare Fongaro ma non gli riesce, dunque sfuma il tiro diretto ma sfuma anche la superiorità per il Monza. Sì, gestita fra l'altro molto bene l'inferiorità del forte Remarmi che, come hai detto giustamente te, è stato addirittura più propositivo in avanti. Che è murato il tiro di Tambero Indegui, Pignazzar ci prova da solo, indirizza bene all'angolo ma non c'è fortuna. Allora Petrocchi scarica su Bielsa da questa Zucchetti all'indietro per il nulla, sfera che finisce nell'angolo, cerca poi Galbas, va a riconquistare pallina, tentativo di liberare da parte del Monza che non riesce, dunque Chicco Rossi autore della seconda rete. Galbas ancora, la spintonata da parte di Tamro Indegui, questi sono falli di squadra, vale il quarto fallo. Sei anche meravigliato. Sì, era nettissima la spinta sull'avversario, di fatto a 53 secondi alla fine il risultato è fermo sul 3-0, gol di Galbas dopo 4 minuti, raddoppio di Rossi all'11esimo, Ambrosio al 17esimo, 3-0. Sfera in profondità per Galbas che deve difenderla fra due avversari ma Petrocchi gliela porta via, contropiede Petrocchi, Bielsa ci prova, Tambro Indegui di prima intenzione, non so se dire se è stato sfortunato o spreciso, di fatto niente di fatto, era un'occasionissima con Gil in possesso di pallina, gli facendo Galbas di guardare il cronometro, ma che ve lo dica a fare quando Gil vede la porta e vede una pallina, il cronometro non esiste, e va a recuperarsi una sfera che si era portato via da Tambro Indegui e riproverà l'azione, fascia destra attaccato da Bielsa, lo scarico è su Galbas che a 5 secondi la da Gil che ci prova, niente da fare, murato, finisce qui il primo tempo sul risultato di 3-0. Ricorda ancora Galbas Rossi, il rigore per Ambrosio tirato da Ambrosio parato, poi Ambrosio segna il 3-0, il blu a Torner, il tiro diretto di Uva parato dal portiere e la superiorità numerica del Monza sterile. Giulio. Sì, primo tempo con un risultato che ci sta per quanto riguarda il Forte Reami, un Forte Reami che non sta giocando sui ritmi come abbiamo già detto abituali in questa stagione, ha fatto qualche errore difensivo forse di troppo che non penso sia piaciuto Alessandro Bertolucci, però comunque sta gestendo con autorevolezza la prima frazione, questa partita diciamo che come abbiamo detto proprio in apertura deve assolutamente vincere per non concedere possibilità al Trissino di scavalcare la, o meglio di raggiungere la prima posizione che detiene tutto. Bene, il mio grazie all'amico Giulio Arnorieri per il commento, grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, al re dei pulsanti Simone Polacci in regia, noi ci risentiamo fra qualche minuto, la linea dunque alla nostra pubblicità. We'll be right back.
Il desiderio all'occhio è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto! Dell'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto! L'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto! Thank you.
insidia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Palla hockey di Forte dei Marmi per il secondo tempo di questa gara fra Centro Porsche Firenze, Versilio hockey Forte dei Marmi e hockey Monza. Forte dei Marmi in pista con Galbas, Torner, Gil e Ambrosio, che prova subito la spizzata. Risponde il Monza con Tambronindegui, Bielsa, che poi con un pattino, dice l'arbitro, la butta dentro. Dunque nulla di fatto, dicevo, risponde il Monza con Tambrindegui, Bielsa, Uva e Zucchetti. Uva che porta via sfera sfruttando una scivolata a terra di Pedro Gil, sfera all'indietro per Tambrindegui, da questi a Bielsa, ovviamente Fongaro da una parte, Riccardo Gnata dall'altra, imprescindibili. Niente, mi pare un secondo tempo dove il Monza ci sta provando. Sì, sì, sì. In questo primo minuto ha iniziato su ritmi decisamente più sostenuti il Monza che non il Forte dei Marmi. Vediamo come si evolve la cosa. Tanto è Torner in possesso di pallina per il tentativo di Ambrosio, che va a colpire poi in realtà il palo, la sfera è altissima, l'arbitro dice che c'è la punizione, dunque si riprende con la pallina sulla stecca di Galbas, da questi a Torner per Gil. No! Signori, tutti in piedi! Quando arriva al limite Pedro Gil non perdona il signore della pista dell'hockey a rotelle. Un filtrante impressionante, tre passaggi e sono arrivati in porta. Sembrava quasi che fosse in piazzetta per il aperitivo, poi in realtà tac, e Pedro Gil, il più grande, il più vincente di tutti, fa 4-0. Giulio, eh sì, al di là della realizzazione è stato molto bravo Gil a gestire bene davanti al portiere la pallina, ma con tre passaggi la pallina è arrivata dall'area di porta del Forte dei Marmi a quella del Monza, dove Gil ha messo dentro. Dunque la marca Gil 4-0, sfera subito da tornare in avanti, ma Uva riesce a recuperare pallina, poi Galbas si fa sentire su Bielsa, da questi a Tambrindegui. Tambrindegui ancora, l'appoggio è per Uva, Uva per Zucchetti, va la conclusione che passa al lato, la sfera recuperata, Torner cerca il gioco di prestigio, ma c'è l'opposizione da parte di Tambrindegui, che prima perde la stecca, poi ci pensa a spazzare l'area, ma la sfera è subito per Torner, che prova di prima intenzione. Di solito quando manca pochissimo alla fine ci sono saltati gli schemi, qui speriamo che li recuperino, perché non è che si può andare avanti 25 minuti a staminata, insomma, no? Vediamo anche di giocarla un po' sta sfera e di farci vedere qualcosa di buono. Uva in possesso di pallina per Bielsa, Bielsa ancora, il filtrante Galbas la porta via,
Galbas ancora, l'accelerazione di Galbas, dietro porta lo scambio con Torner, rimbalzo maligno, Bielsan in possesso di pallina, la fa correre per Uva, ma poi Bielsa ancora arriva filtrante al centro, lì c'è un signore che si chiama Federico Ambrosio, smorza tutto, poi cerca il filtrante per Torner, intercettato però molto bene. Non sappiamo che si può fare tutto con le gambe e con i pattini, meno che gol. Questo è il nuovo regolamento dell'hockey su pista, che toglie sicuramente molti pensieri agli arbitri, ma che ne regala ai giocatori, perché insomma si parla sempre di spettacolo e di dare spettacolo, e insomma va bene, ognuno ha le proprie teorie a riguardo. La conclusione intanto passa al lato, non c'è problemi, Gil per Galbas, Galbas per Torner, Torner dietro porta per Ambrosio che gliela ritorna, dunque il Nigno che può manovrare, imposta l'azione d'attacco, l'appoggio per Ambrosio, il blocco tentativo per Torner, parato questa volta molto bene da Fongaro, piazzatissimo. Siamo dall'altra parte con Uva che cerca l'accelerazione, poi il filtrante al centro, rimbalzo in una qualche maniera, poi Riccardo Gnata ci mette la stecca, Gil il fisico stava per fischiare il fallo, Ferrari ha lasciato e il gol di Ambrosio, lo squalo morde ancora. Gil e deviazione vincente di Ambrosio, doppietta per lui. Ambrosio dunque che sale, eccolo là, sotto misura, si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e lo score in regular season diventa 45 dopo 4 primi e 16. Ambrosio fa 5-0. Diciamo che insomma il Forte-Rami sta interpretando nel modo giusto una partita che, non dimentichiamolo, viene dopo una settimana di pausa. Intanto una conclusione ancora di Bielsa, cognata che para, che viene dopo una settimana di pausa che era stata preceduta dalla vittoria in Coppa Italia, che quindi insomma un po' di festeggiamenti l'avrà portato. Se a questo ci aggiungiamo il fatto che sta arrivando la fine della regular season e poi ci sarà la possibilità teorica di arrivare a giocare altre 13 partite, perché se uno dovesse arrivare al massimo di tutte le partite dei playoff ne dovrebbe giocare 13, 3, 5, 5, quindi è chiaro che la gestione delle energie fisiche e mentali è importante in questa fase della stagione. Questo spiega anche l'atteggiamento tattico, meno intanto ancora Ambrosio al contatto con Fongaro che lo ferma. Dicevo che è molto importante la gestione delle energie fisiche e mentali in questo momento, pur tenendo conto che il Forte Remami non può fare regali per il ben noto motivo dell'unico punto di vantaggio che ha sul Trissino e che vuole mantenere per coronare, diciamo così, questa regular season condotta quasi dall'inizio. E in effetti, a parte le prime partite dove era in coabitazione con altri, il Forte Remami è dalla prima gara che mantiene la testa della classifica, ma mancano ancora qualcosa come 69 minuti e 35 alla fine della regular season e saranno minuti difficili, forse non questi 19-29 visto il 5-0, ma soprattutto l'atteggiamento delle due squadre, ma sicuramente la gara di Grosseto sarà una gara difficilissima. Sfera dietro intanto, girandola di cambi, il Forte dei Marmi ha cambiato praticamente tre quinti di squadra con Cinquini, di Pignazar, Galbas e Chicco Rossi in pista insieme ovviamente a Gnata. Adesso è Zucchetti, ma c'è Cinquini in anticipo che gli riporta via sfera, Zucchetti, Petrocchi, Tamburindegui e Gavioli, adesso Pignazar che alla meglio tira la martellata e Pignazar finisco a terra dietro porta, Chicco Rossi e Tamburindegui, il fallo di squadra a carico del Forte Rami che sale a quota 5, a quota 4 il Monza. Intanto ancora un fallo quando a mio avviso insomma la sfera era stata conquistata in maniera pulita, ma signor Ferrari non è di questo avviso. Battuta Tamburindegui in possesso di sfera, finta al tiro, poi va a cercare il piazzamento che non trova, Galbas in vantaggio, se la porta via,
poi decide per la sfera alta. Si arrabbia tantissimo Bertolucci. È una delle cose che mi piace di più del Secchi, è proprio questa, cioè puoi vincere, perdere, essere in parità, insomma è un giocatore, un allenatore che dà una carica impressionante. Galbas ancora, Zucchetti mantiene il possesso, poi il fallo di Galbas diventa il settimo fallo a carico del rossoblù, questa volta è sicuramente più netto di quello precedente. Sì. Fallo giustissimo. Dunque si riprende all'angolo basso alla destra di Riccardo Agnata, 17-58. Si cambia posizione, Gavioli in possesso di sfera sull'angolo, ma bisogna asciugare là dove sono caduti i due giocatori. Tanto il forte De Marmi mette in pista anche Compagno. Compagno dunque, Cinquini, di Pignazzar e Chicco Rossi. Tamburini Degui, Zucchetti, Gavioli e Petrocchi. Battuta, Petrocchi in possesso di sfera, cerca il tiro, niente da fare, Pignazzar la cede a Compagno, da questa è Pignazzar, dall'altra parte Cinquini attaccato da Petrocchi, sfera in profondità per Chicco Rossi, dietro porta per Pignazzar, per Rossi, per Pignazzar ancora, all'indietro per Compagno che può partire da lontano, si ferma, dietro porta per Chicco. Il caduto della guardia del portiere, poi la serve all'indietro per Pignazzar, tentativo di filtrante ancora per Rossi, ma c'è Gavioli che fa buona guardia, poi Rossi si libera, va alla conclusione, questa volta Fongaro ci mette del suo, ma siamo dall'altra parte con Zucchetti che arriva a fine gara, a fine pista, poi all'indietro, ma Cinquini si intromette, Pignazzar, poi Cinquini supera un avversario. L'appoggio di Cinquini è per Compagno, da questi è Pignazzar, ragiona il centro Porsche Firenze e torna ad impostare l'azione con i Pignazzar per Rossi che viene agganciato al momento del tiro, c'è il fallo di squadra a carico del Monza, quinto fallo, quota 7 del rossoblù. Ricordo ancora Franco Ferrari e Marcello Di Domenico, i due arbitri. Compagno avvicina a sé Cinquini di Pignazzar, due che la tocca in piano, chiede la distanza, Ferrari che misura a passi i metri che dovrebbero esserci e dovrebbero essere tre. Cinquini per Rossi, attaccato dietro ai Pignazzar per Compagno, per Pignazzar ancora, la fa correre per Chicco Rossi all'angolo, ancora Rossi all'indietro, Pignazzar cerca la percussione, bisogna andare al tiro, ne manca ormai una manciata di secondi, ci prova Rossi, finisce fuori dallo specchio della porta, la sfera riconquistata da Dambrundegui che riporta avanti la maglia bianco-rossa, blu. Intanto gran lavoro di Compagno, Cinquini, di Pignazzar, Compagno ancora, da questi a Chicco Rossi. Chicco Rossi, ricordo, è diventato babbo proprio in occasione della semifinale di Coppa Italia vinta contro il Lodi. Ancora poi ci prova Petrocchi, ma lì incontra Pignazzar. I Pignazzar per Cinquini, rimbalzo maligno, Cinquini deve forzarla, riesce a mantenere il possesso, a servire Pignazzar per Rossi che in giravolta arriva ad impegnare severamente questa volta Fongaro. 5-0 il risultato, 3-0 alla fine del primo tempo, al secondo tempo Gile Ambrosio incrementano lo score con Tamburini Degui. Sfera all'indietro per Petrocchi. Tamburini Degui è insostituibile, infatti lo vediamo che cioè non ha ancora avuto un secondo di riposo, però mi pare nei movimenti che qualche bel numero l'abbia fatto anche Petrocchi. Sì, sinceramente prima una bella azione ha fatto, fra l'altro Pignazzar ha dovuto fermare con il pattino perché ha fatto tutta la pista saltando anche un avversario,
buon lavoro veramente ha fatto Petrocchi in quell'azione. Intanto Compagno ci prova, non trova la porta ma va a riprendersi sfera, la mette per Pignazzar che poi cerca l'accompagnato ma è fuori dallo specchio. Dunque Chicco Rossi messo giù, è il sesto fallo a carico del Monza, a quota 7 il Forte dei Marmi, 14:35. Ci si avvicina a grandi passi all'ultimo quarto di gara. Cinquini cerca la percussione personale, poi supera praticamente tutti ma non riesce a scaricare per il tiro, e allora è Pignazzar per Rossi, all'indietro per Cinquini, missile di Cinquini, deviazione ma fuori dallo specchio, era Chicco Rossi. Queste cose che si vengono provate e riprovate, poi è Tamburindegui che va ad investire il compagno, dunque il Forte Lamia ha la possibilità e Fongaro riesce in una qualche maniera a fermare, c'è il time out chiesto ancora da Tommy Colamaria. Il cambio, il primo cambio che riceve Tamburindegui, fuori e dentro Bielsa. Giulio. Sì, ha fatto un bel intervento Fongaro perché praticamente ha fermato la pallina e l'ha sentita sotto la schiena che stava scivolando e è riuscito a sdraiarsi, a bloccarla proprio con quello, lievitando una rete che sembrava molto probabile. Quindi un buon lavoro del portiere. Sì, un'altra delle tante scommesse di questo Monza che porta in Serie A 1 giocatori da scoprire, e sempre delle ottime scoperte. Anche Fongaro è stato lanciato lo scorso anno come portiere titolare e pochi avrebbero scommesso su di lui, invece è già al suo secondo campionato giocato con ottima autorevolezza per un portiere così giovane come lui. E se consideriamo che fino a questo momento, al di là della gara odierna, era 91 gol subiti, mentre abbiamo squadre con molti più punti ma anche molti reti subite in più, voglio dire, ci dimostra che l'andamento, poi il suo andamento personale, tutto sommato non è così catastrofico come quello di altri portieri che, nonostante abbiano subito qualcosa in più, hanno qualche punto di più in classifica per le proprie squadre. Compagno in possesso di sfera, Compagno ancora, Petrocchi su di lui, mi sentirei di dire sfida fra classi perché sono due giocatori che sanno toccare la sfera molto bene tutte e due. La sfera all'indietro per Cinquini, missile di Cinquini che rimbalza e si ferma sul retro della porta, e questa volta era dalla parte giusta Chicco Rossi. Se quella sfera non si fosse fermata lì avrebbe avuto l'occasione per il tap-in, che però a 13:28 alla fine si riprende con l'ingaggio. Zucchetti in possesso di sfera, Zucchetti ancora, da lui per Gavioli, il 27enne Zucchetti che fa un po' da chioccia al branco dei giovanissimi, poi con gran calma ne esce Pignazzar, la serve a Chicco Rossi all'angolo, Zucchetti su di lui, c'è il fallo di squadra che va ad impattare il 7 falli per parte assegnato a carico del Monza, 12:58, chiesta la distanza dei 3 metri, sfera all'indietro, da questi a Cinquini, ancora Cinquini, stavolta la sfera passa di un soffio al lato ma ancora niente di fatto. Cinquini supera l'avversario, il secondo, e poi ci prova Compagno di prima intenzione, Fongaro ferma ma in maniera inconsapevole, e questa volta fortuna, miracolo, chiamatelo come volete, sì. Questa volta veramente sfortunatissimo Petrocchi, sì. Petrocchi, perché l'azione era pressoché perfetta, il palo gli ha detto di no, poi l'intervento importante di Riccardo Ognata, ma sulla conclusione del giocatore, che se è possibile lo rivediamo, dovremmo avere il replay, eccolo qua, di prima intenzione, colpisce il palo e esce fuori.
dunque in questo caso sfortunato Elia Petrocchi, anche perché è stato molto bravo sia in questa azione che anche in quella precedente, soprattutto in questo caso si è fatto trovare nel punto giusto. Insomma, buone le azioni di Petrocchi. Petrocchi è uno di quei ragazzi che è passato dalla nostra 2 prima di spiccare il volo, sì, prima verso Vercelli e poi verso Monza, e che è di proprietà del Forte dei Marmi, ancora sotto contratto con il Rosso Blu, al pari di altri che abbiamo e andranno a giocare domani su altre piste. È un giocatore che mi è sempre piaciuto tantissimo fin da ragazzino, un giocatore che sa giocare al di là della stecca, che è una stecca molto importante, ma sa giocare anche con i tempi, insomma è un giocatore molto 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 interessante. Cinquini fa tutto da sé, va alla conclusione fuori di un soffio, va a riprendersela lì a un... aveva già esultato compagno al tiro di Cinquini, va a riprendersela lì, poi Petrocchi riparte per i suoi, va alla conclusione, questa volta murata, si era appoggiata per i Pignazzar ma troppo lunga e dunque Zucchetti può ripartire, arriva a tu per tu con Riccardo Gnata, poi dopo l'alza non trova lo schiaccia, si lotta all'angolo e ne esce Cinquini, ancora compagno, compagno per i Pignazzar, in orizzontale per compagno, il time out chiesto da mister Bertolucci, tanto Tornerre e Ambrosio, fuori Cinquini e fuori scudi Pignazzar, dentro Tornerre che va a toccare la prima sfera e tocca anche la prima stecca dell'avversario, e dentro compagno in anticipo per Tornerre che prova due volte il gioco di classe, per due volte va vicino ma non trova la rete. Aveva fatto un'ottima cosa compagno recuperando nella propria difesa praticamente la pallina, è andato avanti, ha dato una bella palla e non ha avuto, diciamo, fortuna Tornerre né in quella circostanza né sull'azione immediatamente successiva, però gran lavoro di compagno prima. Eh beh, insomma non è che lo scopriamo oggi, è un gran dispensatore di sfere, oltre ad andare a siglare questa sera, in realtà non è andato a segno, ma compagno è al momento a, se non vado errato, 19 reti segnate. Tornerre, Tornerre per Rossi, il tiro di Rossi è però intercettato, attenzione da Brundegui che è entrato in pista, ha la possibilità di andare avanti per Bielsa che va a cercare il filtrante dove però c'è un compagno che ferma tutto. Adesso ci prova Cinquini, Cinquini è di un'intraprendenza incredibile là davanti, ancora compagno per Tornerre, scusate, Rossi per Tornerre, Rossi che poi va in panca per il riposo, al suo posto dentro Galbas, tanto è entrata anche Ambrosio, Galbas in possesso di pallina, due volte a segno Ambrosio al rientro dopo un mese abbondante di stop a causa tra l'altro doppiette per lui, rete per Gil, i giocatori che nelle finali di, nella finale di Coppa Italia erano stati più in difficoltà, diciamo, uno per l'infortunio e l'altro per la febbre che lo ha tartassato Gil nelle due partite della Final Four, quindi un bel riscatto per entrambi, molto importanti, reti molto importanti per il morale, specialmente quelle di Ambrosio che viene da uno stop decisamente più lungo e che sono tutto sommato la cosa più importante di questa partita, che sta per il momento rispettando il pronostico. Poi è facile parlare di rispettare il pronostico quando le cose si mettono bene, cioè tante volte anche nelle stagioni passate ricordiamo partite che dovevano essere facili e che poi facili non erano, quindi anche con il Monza ci sono state delle partite difficili anche nei playoff con la formazione del Monza negli anni passati, quindi è chiaro che le partite diventano facili una volta che uno le ha sapute sbloccare e poi gestire. Intanto dalle altre piste il Bassano è in vantaggio sul Sandrigo per 3-1 in terra sandricese, il Sarzana ribalta il 2-1 del primo tempo portandosi sul 4-2 in quel di Breganze, e a Lodi sul velluto 4-0 contro il Giovinazzo.
Dunque mi sentirei di dire secondo pronostico al momento queste gare. Domani si giocherà Trissino Grosseto e Montebello Valdagno, che sono forse da pronostico le gare più difficili da interpretare per quanto riguarda il risultato. Sì, perché poi il Grosseto è una squadra contro cui il Trissino ha sempre avuto difficoltà già lo scorso anno. Sì, ricordiamo i playoff che è stato costretto ai supplementari, se non ricordo male. Intanto Ambrosio ci prova sul palo lontano, niente da fare, ancora lui, sfera all'indietro, Cinquini carica il tiro che poi va a colpire il portiere e dunque si riprenderà con l'ingaggio quando mancano 8:43, 5-0 il risultato. Galbas, Rossi, Ambrosio nel primo tempo, Gillo, Ambrosio nel secondo. La sfera recuperata da Tamborin Degui, attaccato da Torner, l'arbitro dice che si può proseguire e poi è Cinquini che se la porta via. La serve per Galbas, per Ambrosio, Torner per Ambrosio, niente da fare, ancora Fongaro sugli scudi. Torner ancora per Ambrosio, ma c'è l'anticipo di Tamborin Degui, sfera fuori dal rettangolo di gioco. Siamo nella zona buia, ma la pallina dovrebbe essere in favore del Forte dei Marmi. Ancora Ambrosio all'indietro, Cinquini per Galbas che la mette sul palo lontano, ma Ambrosio si stava spostando al centro, dunque Petrocchi ingaggia un duello di velocità alla meglio, la mette al centro per Bielsa che poi sbaglia tutto, dunque Torner può ripartire in coppia con lui, c'è Galbas, mamma mia il miracolo, questa volta lo compie Fongaro con una spalla. Siamo lì con Bielsa che poi succede un po' di tutto in area di rigore, l'arbitro dice che si può proseguire, sfera all'indietro, ma veramente intervento Giulio da parte di Fongaro molto importante e in qualche modo c'era da buttarla fuori, è stato bravo a arrivarci con la spalla, appunto, tanto quello che conta poi, no, è ottenere risultato sia se un attaccante per segnare sia un portiere per evitare la rete. Tanto Galbas per vie centrali poi tenta il passaggio che raggiunge ancora Ambrosio che ci prova sul palo lontano, non trova la porta. Sera per Uva, dall'altra parte Petrocchi, la cambia Bielsa, ancora Petrocchi, supera un avversario, poi è costretta ad allargarsi per l'intervento di Cinquini. Petrocchi per Tamborin Degui, Bielsa, Tamborin Degui, ancora Tamborin Degui, poi attaccata ancora, ci prova allora Galbas, la sfera però ha un rimbalzo strano e dunque Bielsa si trova all'attacco, poi arriva l'uscita di Gnata, Ambrosio, Cinquini per Galbas che la rimette al centro per Ambrosio, ma c'è un buon anticipo da parte di un difensore e dall'idea Bielsa di cercare sempre il tiro in ravvicinato, no? Quasi il tiro a effetto, anche in questa occasione poteva provare a anticiparlo un attimo prima, forse nelle sue corde c'è il saltare l'uomo, ma questa sera ha trovato molta difficoltà in questo senso. Sì, anche perché insomma, si trova con una difesa che ovviamente è molto molto insidiosa. Tanto passaggio di Ambrosio, cioè sono difese quelle del Forte dei Marmi come quella del Trissino che insomma quando si affrontano c'è da cercare di scaricare il prima possibile. Tanto Ambrosio ancora. Allora, se avessero segnato tutto quello che hanno avuto davanti saremmo veramente alla seconda pagina. Buon lavoro di Fongaro, ma anche tanta imprecisione, forse dovuto anche al risultato 5-0 a 4 minuti, perciò insomma ci si può mettere anche un po' di superficialità. Vediamo che Tommaso Colomaria, intanto il cambio dentro Tahiti e fuori
Riccardo Ognata. E questo è il cambio del momento, porta Palmi in pista adesso con Mattia Tahiti, Cinquini, Ambrosio, Galbas e Torner, dall'altra parte Uva, Bielsa, poi abbiamo Tambor Indegui e l'altro giocatore, non riesco adesso in favore di numero, quando avremo in favore di camera riusciremo anche a capire qual è il quarto. Tanto Galimberti, che era nel quintetto iniziale, il capitano, è il numero 4, Gariboldi, dunque esperienza anche per il giovanissimo Gariboldi. Dicevo, Galimberti, che ha avuto quel fallo all'inizio gara, poi è stato messo in panca, sì, non è più rientrato, speriamo che non ci siano danni maggiori di quelli che ci si poteva immaginare al momento, ma di fatto non ha avuto più un secondo in pista, forse sente dolore, ma vedremo quello che sarà. Intanto ci prova subito di prima attenzione Fede Ambrosio, niente da fare, sferra all'indietro, poi Cinquini fra tre avversari che hanno la meglio su di lui, e dunque Bielsa può riattaccare per i suoi, la mette al centro per il gol di Tamber Indegui, che arriva quando mancano 4 e 28, dunque al 20 e 32. Il risultato va a pareggiare quello dell'andata, dove in quell'occasione il gol della bandiera monzese fu di Zucchetti, anche in quell'occasione doppietta di Ambrosio, poi Galbas, Pignazzar e compagni a segno. Intanto ancora tentativo ancora di filtrante per Ambrosio, cioè si cerca di far segnare, di sì, mantenere sì, la classifica anche a scapito in questa occasione di Torner, voglio dire, doveva soltanto soffiargli addosso per buttarla dentro. Probabilmente la presenza in pista, intanto attenzione Bielsa a tu per tu con Riccardo Ognata, scusate, con Tahiti, perde la sfera, poi Tahiti ha un buon intervento, adesso la pallina ancora per Ambrosio che ci prova, ma ancora Fongaro a dir di no. Galbas, poi un po' di confusione in area, riparte Garimboldi, cerca la conclusione, lì c'è Elia Cinquini che la smorza, attenzione che è al centro, ma Galbas, grande fase difensiva, rimposta l'azione in attacco Galbas per Cinquini, che poi va alla conclusione, spazza l'area in qualche maniera il Monza e torna avanti 2 contro 1. Tambor Indegui finisce a terra e c'è il fallo di squadra di Domenico, che questa volta è coerente con se stesso, c'è l'aggancio di Torner su Tambor Indegui, e come aveva fatto nel primo tempo di Domenico, buona pace per noi, buona pace per lui, non assegna il fallo, il tiro diretto e il cartellino blu, dunque la punizione, il fallo di squadra numero 8, a carico 8 anche il Monza. Tanto entra a detta per asciugare la pista una delle responsabili dell'hockey Forte dei Marmi, a grande disposizione, siparietto fra sempre. Alessandro Bertolucci e Ferrari, arbitro di Areggino anche lui, come l'allenatore del Forte dei Marmi, che evidentemente non ha capito alcune cose, mimava un gesto di taglio e Ferrari gli sta spiegando le cose. Tra l'altro il signor Ferrari, vi ricordo, è stato l'arbitro della finale della Coppa Intercontinentale. Intanto ci prova ancora, ma niente da fare per Ambrosio, e siamo all'altra parte con Bielsa che cerca di metterla al centro, la sfera intercettata, poi ancora Cinquini che va a districare una situazione pericolosa, Galbas batte sul plexiglass e richiama i suoi all'ordine il secco,
La sfera recuperata da Zucchetti, l'accelerazione di Zucchetti che poi cerca anche la conclusione, che però passa al lato. Ancora Zucchetti in possesso di sfera, la gira a ritroso per Bielsa, Francisco Bielsa, argentino campione del mondo under 20. Va alla conclusione, un tiro potentissimo ma non preciso. E ancora Zucchetti in possesso di sfera. 1.50 alla fine, dunque Giulio, può cambiare numericamente ma chiaramente non cambia la sostanza, ma del resto non cambia la sostanza dalla metà del primo tempo, quando il Forte Lame ha raggiunto il doppio vantaggio, è salito in cattedra e ha concesso poco. Intanto grande parata su grande tiro da parte di Dambrundeghi, grande parata del nostro Mattia Tahiti, si riprende con l'ingaggio a centropista. 8 falli per parte a 1.34 alla fine, solo una follia potrebbe consentire di arrivare al decimo fallo, e per come sta andando la gara una follia io non la vedo. Dunque la sfera è ancora per il rosso-blu, si lamenta Tamborindegui ma c'è stata una deviazione netta, l'arbitro dice che bisogna rettificare la posizione. Dunque 1.25 alla fine, apre le marcature al quarto minuto Galba, sarà doppio di Rossi all'undicesimo. Rigore di Ambrosio però parato da Fongaro molto bene, poi il gol di Ambrosio si fa attendere 5 minuti al 17esimo, 3-0, blu a Torner, tiro diretto provato da Uva ma parato sulla superiorità numerica del Monza. La squadra pericolosa è il Forte Lame, attenzione adesso a Tamborindegui che se ne va, cerca la serpentina e poi la sfera finisce in rete colpendo le spalle di Mattia Tahiti. Dunque ancora Tamborindegui porta a meno 3 quando manca un minuto netto, dunque 23.55 in realtà. Non è stato fortunato no, Tahiti, sfortunatissimo, la pallina ha colpito il palo, gli è rimbalzata addosso e finita in fondo alla rete, doppietta di Tamborindegui. Quindi intanto che... Bielsa ruba una sfera importante. È vero che mancano 50 secondi, abbiamo detto che non cambia la sostanza, ma insomma ecco, facciamo così e riportiamoci avanti sfera. Pallina per Ambrosio, da questi a Torner, 34 secondi Ambrosio, Ambrosio che finta il tiro, lo appoggia per Cinquini, per Torner, insomma la chiudono qui i giocatori rosso-blu. Dicevo Galbas, Rossi, Ambrosio, poi sulla superiorità è il Forte Lame a rendersi pericoloso. Nel secondo tempo Gil e Ambrosio allargano il risultato al 5-0. Nel finale la doppietta di Tamborindegui che fanno 5-2. 4 secondi, Mattia ci mette forza e sicurezza. Poi prova anche l'ultimo tiro sulla sirena Ambrosio e finisce col risultato di 5-2. Dunque il Forte dei Marmi fa quello che deve fare, sprecare poche energie e ottenere molto risultato. Sì. Il Monza in anella l'ottava sconfitta consecutiva e come diceva in apertura in intervista Tommy Colamaria, questa era una gara che doveva dare indicazioni per quello che sarà una finalissima sabato prossimo in quel di Monza, dove il Monza affronterà il Breganze, e lì i tre punti veramente diventano pesantissimi in virtù del play-out. Eh sì, in chiave play-out sicuramente chi dovesse vincere avrebbe un bel vantaggio in partenza rispetto ai diretti avversari, oltre a quelli che ovviamente le due squadre hanno già. Comunque sì, Forte dei Marmi ha vinto la partita, una partita che ripeto veniva dopo la Coppa Italia, dopo una settimana di pausa, dopo che appunto doveva essere vinta, ma come dicevi giustamente senza sprecare troppe energie, fa quello che deve fare, sbaglia tantissimo in avanti, fa qualche errore rispetto alle ultime partite in più in difesa, ma era ampiamente giustificabile. Quindi quello che sono importanti sono i tre punti, che in ogni caso comunque vada domani la partita del Trissino, consentiranno anche a questa circostanza al Forte Rami di affrontare l'ultima giornata ancora con un punto di vantaggio e vedere di cercare di vincere questa regular season per poi gestirsi le eventuali belle
dei playoff in casa, ma c'è ancora 50 minuti da giocare e quindi ancora presto per fare questi conti e questi discorsi. Grazie e buona serata. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento di questa gara, lo lascio al suo pezzo che potete leggere domani sul quotidiano La Nazione, la pagina sportiva della Versilia. Un grazie a quanti hanno avuto la voglia di seguirci, un grazie all'amico Giuseppe Nardini per la ripresa della parte tecnica, a Re dei Bottoni in regia Simone Polacci. Consentitemi un'ultima parola: in una serata dove dovevamo fare il risultato l'abbiamo fatto, dove dovevamo spendere il meno possibile abbiamo cercato di spendere il meno possibile, dove ci avevano detto in apertura Ambrosio rimane in panca, Ambrosio ha segnato due reti e questo la dice lunga sulla caparbietà dei nostri ragazzi e soprattutto sulle speranze di avere un Ambrosio sicuramente al top per la prossima gara che sarà importantissima sabato prossimo sulla pista di Grosseto. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, ovviamente noi ci risentiremo per il playoff, anche perché questa era l'ultima gara di regular season casalinga. Il saluto dei ragazzi alla tribù rosso-blu da parte di Fabrizio Ercolini, a lei.